I prefetti di Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone sono stati avvisati. Identica comunicazione è giunta alla Presidente della Regione Renata Polverini, al Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, al Sindaco di Roma Giovanni Alemanno e alle organizzazioni sindacali e alle aziende sanitarie locali. Il Lazio è come la Campania, ormai è emergenza rifiuti. Quasi 5 milioni di cittadini della prossima settimana non sapranno più dove mettere i rifiuti, e questo perché il terzo ultimatum dei gestori delle discariche scadrà il prossimo martedì 28, giorno in cui i comuni, pieni di debiti che hanno scelto la via di non pagare, troveranno i cancelli chiusi e i camion dovranno riprendere la via di casa. L'esperienza napoletana insegna che, vista anche la stagione calda e le temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, la capacità di resistenza sarà al massimo di 48 ore. Ciò significa che da giovedì l'intera regione sarà sommersa dai rifiuti che ci accumuleranno davanti ai cassonetti, dando vita a scene come quelle napoletane che hanno fatto il giro del mondo. Il governo dia seguito agli ordini del giorno accolti in questi giorni contro i pedaggi sul Gra e la Roma-Fiumicino. Proseguire su questa strada, come sostiene il vice ministro Castelli, significherebbe solo penalizzare ingiustamente migliaia di pendolari. È quanto dichiara il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Non si possono chiedere altri sacrifici ai cittadini, aggiunge la Polverini, per fare cassa. La Regione Lazio ha già sostenuto il primo ricorso presentato dalla provincia di Roma e siamo pronti a condividere ulteriori iniziative contro un provvedimento iniquo su cui le forze politiche in Parlamento hanno espresso contrarietà e contro il quale le istituzioni locali da subito si sono mobilitate nell'interesse comune di tutelare i cittadini di Roma e del Lazio. La Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, insieme all'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia Aldo Forte, ha illustrato presso la Sala Tevere della Giunta regionale le principali misure del Piano Famiglia Regionale, un piano da 60 milioni di euro con cui la Regione intende promuovere le politiche familiari attraverso servizi e interventi a sostegno dell'infanzia, della maternità e della genitorialità, che vanno dal bonus bebè al progetto 1000 asili, passando attraverso aiuti a minori vittime di maltrattamento, ad opzioni internazionali ed un fondo per genitori separati. Si è svolta a Roma, in piazza del Campidoglio, la cerimonia di consegna di una medaglia d'oro di Roma Capitale al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Erano presenti alla cerimonia il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, il generale Gabriele Lupini, ispettore nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e il comandante della Polizia Municipale Angelo Giuliani. L'assessore Abbate ha dichiarato: anche quest'anno garantiremo il sostegno economico alle manifestazioni. La sala del Consiglio di Palazzo Jacobucci ha fatto da scenario solenne alla riunione convocata dall'assessore alla cultura della provincia di Frosinone, Antonio Abbate, per concordare, coordinare e affrontare gli aspetti organizzativi e finanziari dei grandi eventi 2011 che si svolgeranno nelle città del territorio provinciale. Tra gli eventi di maggiore spicco, il certamen Ciceronianum di Arpino, il Liri Blues Festival di Isola del Liri, Atina Jazz Festival, il Festival delle Città Medievali, Alatri Blues, il Fuji Family Festival, i Fasti Veruliani, il Festival Lirico di Casamari, Cassino Arte, il Festival Internazionale del Folklore, il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale, Ascolta la Sociaria, il Premio Letterario Val di Comino e di Alvito. Si è conclusa nel migliore dei modi la storica infiorata di Genzano di Roma. Circa 250.000 le persone accorse durante il fine settimana e almeno 10.000 quelle che hanno assistito allo smantellamento del tappeto floreale in via Belardi. È stato un momento veramente emozionante, ha affermato il sindaco Gabbarini, e l'infiorata credo non si sarebbe potuta concludere in modo migliore. Anche dopo averla vista tante volte, ha proseguito il primo cittadino, questa manifestazione riesce sempre ad affascinarmi e ad emozionarmi, perché unisce la tradizione della attualità e perché la cittadinanza partecipa in massa, perché arrivano a Genzano turisti da ogni dove e perché il lavoro dei maestri infioratori è sempre eccellente. Accolgo con grande soddisfazione la firma del protocollo d'intesa fra la SOGIN e le associazioni imprenditoriali del nostro territorio, finalizzato ad un'attiva e privilegiata partecipazione delle imprese pontine ai lavori per lo smantellamento della centrale nucleare di Borgo Sabotino. Lo afferma il sindaco di Lavina Giovanni Di Giorgi, che è intervenuto alla firma del protocollo d'intesa fra SOGIN, società incaricata dello smantellamento delle centrali nucleari, e le associazioni di categoria, insieme al vice sindaco e all'assessore all'ambiente
Fabrizio Cirilli e l'assessore comunale alle attività produttive Marco Addionisio. L'accordo siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi e i governatori di Lazio, Puglia, Toscana e Veneto contiene una serie di significativi interventi infrastrutturali nella provincia di Frosinone e in tutto il Lazio meridionale che si intendono far partire tra il 2012 e il 2013. Si tratta di opere pubbliche prioritarie che serviranno a rilanciare l'economia di un intero territorio. Con la cantierizzazione del corridoio intermodale Roma Latina e del collegamento cisterna Valmontone, oltre alla pedemontana di Formia con il ripristino della ferrovia regionale Formia Gaeta, l'adeguamento della trasversale strada statale 156 in Monti Lepini nella tratta Latina Frosinone e con il prolungamento della dorsale appenninica Sora Atina Isernia, ora si passa davvero dalle parole ai fatti. 2,5 milioni di lavori e 100 giorni per donare a Marino il nuovo piazzale degli eroi riqualificato con il parcheggio sotterraneo che vedrà luce dopo 20 anni e il belvedere affacciato su Roma che tornerà agli antichi splendori. L'inaugurazione dell'opera finita è prevista attorno alla prossima Sagra dell'Uva tra fine di settembre e i primi di ottobre. Il nuovo piazzale degli eroi con belvedere ripristinato e parcheggio sotterraneo finalmente aperto per la prima volta dopo 22 anni sarà il biglietto da visita dei primi 100 giorni della seconda amministrazione Palozzi, che lega alla rinascita dell'area con i 225 parcheggi sotterranei anche l'inizio del rilancio del centro storico con le sue possibilità e le ambizioni commerciali. Immancabile anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la Mangialonga, uno straordinario incontro con la natura che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di partecipanti da tutti i castelli romani. La manifestazione, giunta ormai all'11ª edizione, è organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione Civile Gruppo ASA, l'assessorato all'atletica di Rocca di Papa, il gruppo Scout e l'assessorato culturale Ferie Latine per domenica 26 giugno. Una passeggiata naturalista ed enogastronomico di circa 7 km che attraversando i sentieri e i boschi comunali permette di gustare quegli scorci e quei panorami tanto apprezzati e quei luoghi quasi segreti in cui la natura abbraccia incontaminata il fascino della storia, il tutto intervallato da soste mangerecce. Il sindaco di Rocca Priora Damiano Pucci ha annunciato l'avvio di lavori per la pubblica illuminazione che verranno realizzati con un finanziamento regionale. La tecnologia usata per i 42 nuovi punti luce sarà a LED. I lavori hanno avuto inizio con posizionamento dei pali e delle lampade partendo da via Molara in zona San Sebastiano Buero e presto riguarderanno via di Valle Giumenta e via Arno a Colli di Fuori. Inoltre è prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'incrocio tra via Tuscolana e via Anagnina di Rocca di Papa. Nella notte fra sabato 25 giugno e domenica 26 giugno si terrà il pellegrinaggio notturno ai piedi della Casa del Martirio di Santa Maria Goretti, evento a cui prendono parte ogni anno molte centinaia di persone. Il percorso avrà inizio alle ore 23 di sabato 25 giugno dal piazzale antistante la chiesa di Borgo Piave e si snoderà per la via del Crocifisso fino a Borgo Santa Maria, per via Macchia Grande, per via della Speranza con sosta a Borgo Bainzizza, per la strada del Bosco, per via Monfalcone con sosta a Borgo Montello, per via delle Ferriere fino alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti. La sosta nei singoli borghi sarà accompagnata da un breve incontro di preghiere e di riflessione sulla figura di Santa Maria Goretti. Alle ore 6 il vescovo Monsignor Giuseppe Petrocchi presiderà la celebrazione eucaristica sul piazzale antistante la Casa del Martirio, lo stesso che il 29 settembre 1991 accolse il beato Papa Giovanni Paolo II.